I biosensori saranno integrati con le flotte di droni acquatici e sono biosensori che sono stati già validati in ambiente reale. Quello che noi andremo a fare è testarli in un laboratorio mobile che sono le flotte di droni acquatici, in particolare per la misura di metalli pesanti, di idrocarburi e di macro inquinanti. La stabilità quindi è stata verificata e noi andremo a verificare in tempo reale, ovvero in tempo reale questi sensori restituiranno dati che, aspetto molto importante, saranno intervisibili anche dal cittadino comune. Infatti un aspetto che è stato, se vogliamo, l'arma vincente di questo progetto è il concetto di citizen science. Si è molto stressato quanto il cittadino dovrebbe essere anche scienziato. Se prendiamo la nuova direttiva quadro acque, vediamo che il motto getting the citizen involved è molto stressato e questo è implementato nel progetto, ovvero far sì che i cittadini possano comprendere la qualità della loro acqua in tempo reale e possano quindi partecipare alle decisioni.